Centro sportivo Ribolla di Palermo, un recupero della 24esima giornata del campionato di eccellenza siciliana per il girone A. La Nissa di Mister Bognani, reduce dal pari a reti bianche contro il fanalino di coda CUS Palermo, rende visita al Monreale. Dirige l'incontro il signor Alessio Amadei della sezione di Terni, coadiuvato da Rallo Di Marsale e Camarda di Trapani. 4-3-3, questo è il consueto abito scelto per vestire la propria Nissa, con Keba tra i pali, di fronte a lui Garofalo, Diop, Conti e Santa Maria. Bisogno Priolo e Camarà comporre la cerniera di centrocampo tridente con Priola, Pardo e Ilario. Grazie alle immagini che ci giungono da Francesco Cammuca e al montaggio di Francesco Morabito, passiamo a raccontarvi del fin di questa sfida, che si apre dopo tre giri di lancette. Inizia meglio la Nissa con Santa Maria che serve Priola, rientra verso il centro del campo, conclude centralmente col mancino al quarto d'ora. Nissa ad un passo dal vantaggio, Pardo lavora un ottimo pallone, serve Priola, calcia alto però da ottima posizione il centrocampista di Mister Bognani. Al sedicesimo, cross interessante di Pardo che attraversa però tutta l'area di rigore prima di spegnersi tra le braccia di Ingrassia. Azione personale di Camarà che mette un pallone fantasmagorico per Priola, spreca incredibilmente ciccando il pallone col mancino. La Nissa però passa meritatamente in vantaggio al 31esimo. Azione insistita di Pardo, premiata la caparbietà del numero 9 bianco scudato, che dopo aver vinto tre rimpalli di fila deposita alle spalle di Ingrassia il pallone dello 0-1 per i giallorossi, che però dovranno guardarsi dalle offensive del Monreale, che si rifà sotto guadagnando un rigore per questo fallo di Keba su Namio. Sembra piuttosto veniale però il contatto tra l'estremo difensore giallorosso e l'attaccante palermitano. Sul punto di battuta si presenta Gastone, sotto la traversa riequilibra il risultato al centro sportivo Ribolla 1-1. Monreale rinvigorita dal pareggio che chiude il primo tempo in avanti con il colpo di testa di Cervello che non inquadra lo specchio della porta. Questa l'ultima emozione della prima frazione di gioco, duplice fischio del fischietto di Terni. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Si apre con un immediato cambio il secondo tempo con Rizzi che fa il suo ingresso nei 6.000 metri quadrati del Ribolla. Al 55esimo, occasionissima per Camarà che penetra tra le maglie verdi palermitane prima di concludere con un destro debole. All'ora di gioco, chance per Namio che ci prova dall'altro lato, si libera bene al tentativo mancino, termina sulla trasversale della porta difesa da Keba. Al 65esimo ci prova la Nissa col calcio di punizione di Priolo che non trova lo specchio. Al 69esimo ora a passare è il Monreale con Namio che deposita in rete il cross di Ruggeri, la ribaltata alla compagine palermitana. Momento complicato per la formazione di Mister Bognani che prova a riversarsi immediatamente in avanti. Il tentativo però di Santa Maria non inquadra lo specchio e la porta, fuori proprio l'ex Reggio Mediterranea, dentro Santoro, fuori l'artiglieria pesante per la Nissa che ci prova ancora con uno scatenato Camarà. Azione personale che si perde ancora una volta di un soffio alto, fuori Bisogno, dentro Danca. L'ultima emozione però è di marca palermitana con la ripartenza di Garofalo, perde un sanguinoso pallone spalancando l'orizzonte a Renda che si può involare verso la porta difesa da Keba. Il numero 18 entra in area, ci prova col destro sull'esterno della rete. Termina così la sfida del Ribolla. Monreale si impone su Nissa per 2-1, secondo risultato amaro per gli uomini di Mister Bognani che tornano a casa con un pugno di mosche in mano. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.